Antonio, do la parola a Tamara De Sensi dell'associazione Air Crew Comity. Buonasera, sono una lavoratrice all'Italia e membro di questo comitato che è nato a difesa dei diritti dei lavoratori. In un intervento precedente si è detto che i comitati nascono laddove la politica manca. Io aggiungo, i comitati dei lavoratori nascono laddove la politica e il sindacato mancano. Ad aprile, in occasione del referendum che chiamava i lavoratori di Alitalia ad esprimersi sul preaccordo siglato tra azienda e sindacati, abbiamo deciso di costituire il comitato del no, poiché temevamo che la consultazione sarebbe stata condizionata dalle pressioni sui lavoratori che venivano dalle sigle firmatarie e dal governo. Pressioni vergognose ed inopportune che si sono manifestate anche durante il referendum. Il governo ha interferito facendo delle dichiarazioni con lo scopo di condizionare il voto dei lavoratori. Quindi prima del referendum, proprio allarmati da queste ingerenze, abbiamo deciso di costituire il comitato del no e abbiamo chiesto di garantire la partecipazione e il diritto di voto a tutti i lavoratori in forza, sia fissi che precari, che sono molti, e di garantire la trasparenza delle votazioni attraverso la partecipazione di rappresentanti del comitato del no per vagliare le operazioni di voto, di custodia dell'urna e di spoglio. E con un'eccellente organizzazione abbiamo permesso a lavoratori senza vessilli sindacali di presidiare il proprio seggio. E dentro le cabine di voto i lavoratori hanno spesso 6.816 no e 3.200 sì. E per questo esito non c'è stato nessun festeggiamento e nessun sorriso. E il giorno dopo il voto la stampa ha cercato di dare un volto e una ragione a questi no, dopo che per anni si è rifiutata di parlare delle denunce delle associazioni in merito a tutte le violazioni legislative e contrattuali che venivano denunciate. Le ragioni di quei no sono state molte di più di 6.816 e sono legate alle storie lavorative personali di ciascun lavoratore. Questa è la mia, ma è uguale a quella di tante altre persone. Forse la mia è anche un po' più fortunata. Io sono entrata in Alitalia 22 anni fa, in quella che era chiamata Alitalia Team, definita negli anni 90 High Competitive Career, oggi sarebbe la low cost, detta semplicemente. Una compagnia giovane e con costi bassi che avrebbe dovuto risollevare le sorti di tutta l'Alitalia. E qualche anno dopo il panorama lavorativo italiano ha iniziato a subire un radicale stravolgimento con la discutibile applicazione della legge che ha dato il via ai contratti a termine a tempo indeterminato. Quindi ho visto colleghi con le mie stesse mansioni lavorare per 10 anni firmando un contratto all'anno di 10 mesi senza scatto di anzianità, senza ferie e perennemente ricattati da questa condizione di precariato istituzionalizzato. È stato un susseguirsi di amministratori delegati che proponevano a turno piani industriali, lacrime e sangue per i lavoratori. Tra i più fantasiosi c'è stato chi ha tolto 15 sedili dall'aereo per ridurre il personale di bordo, chi ha regalato le azioni ai dipendenti che si sono rivelate poi carta straccia in cambio di pesanti abbattimenti contrattuali. E qualcuno qualche anno dopo è stato condannato, ma tutti sono andati via con buone uscite milionarie, lasciando i lavoratori in balia del gioco al ribasso delle condizioni contrattuali. Nel 2004 Alitalia Team, senza aver risollevato le sorti della compagnia, si è poi fusa con l'Alitalia per scivolare insieme verso il baratro del fallimento del 2008. Questo è stato, il 2008 è stato uno tra i momenti più duri vissuti dai lavoratori all'Italia, che mentre aspettavano di conoscere le sorti
del loro posto di lavoro subivano un linciaggio mediatico senza precedenti che li ha offesi e umiliati, un linciaggio chiaramente pilotato. E, nel 2009 è nata la CAI, la famosa cordata di capitani coraggiosi, che ha sancito in nome dell'abbattimento del costo del lavoro un pesante assottigliamento tra la linea di demarcazione che divide i diritti dei lavoratori da ciò che è materia contrattuale. L'Alitalia è sempre stata un bacino di esperimento sociale, un grande numero di lavoratori su cui applicare qualcosa che poi si sarebbe poi applicato ai lavoratori in altri settori. La signora Palmieri parlava dell'esonero dal lavoro notturno negato alle lavoratrici di fabbrica. Sì, noi nel 2009 abbiamo firmato una lettera di assunzione con una clausola vessatoria dove rinunciavamo al diritto dall'esonero dal lavoro notturno, un diritto sancito dall'articolo 53 del decreto legislativo 151/2001 tutela della maternità e della paternità, che prevede per le mamme con figli inferiori ai 3 anni o portatrici di handicap o affidatari uniche di essere esonerate dal lavoro notturno. Con la firma nella lettera di assunzione della rinuncia a questo diritto, i nostri figli che ci avevano a casa tutte le notti ci hanno visto partire anche per 5 giorni. I nostri figli si sono ammalati e ancora oggi, a distanza di 8 anni, portano i segni di questo abbandono. È stato lì, quando si sono messe le mani sui nostri figli, che abbiamo deciso di costituire un'associazione a difesa dei diritti dei lavoratori. Brava. Scusate, mio figlio aveva 2 anni e quindi la cosa mi riguarda personalmente. Ed è questa comunque la forza, è questo quello che ci dà la forza di combattere anche a distanza di anni. Siamo riusciti a provare come l'impiego in giornata sia stato tolto alle mamme per essere distribuito indifferentemente a tutti, quindi un attacco alle donne e alle mamme lavoratrici, e abbiamo ottenuto l'intervento della Commissione Infanzia. Un'altra questione che abbiamo affrontato come associazione, depositato e vinta in primo grado, stiamo aspettando l'appello che ci è stato fatto, un ricorso per contestare una clausola contrattuale sempre presente nel contratto CAI 2009, quello che vi dicevo che ha sancito una grande sconfitta sul piano contrattuale per i lavoratori, per il quale l'azienda può spostare o impiegare il lavoratore durante 4 delle sue 10 giornate di riposo assegnate nel mese, nonostante qui la Costituzione, l'articolo 36, ci dica che il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e non può rinunziarvi, non c'è problema, non può neanche deve rinunziarvi, pena delle contestazioni disciplinari, quindi non è che non può rinunziarvi, da contratto deve rinunziarvi, il tutto sottoscritto dai sindacati. Ok, poi è arrivata Etihad, altro capitolo buio per i lavoratori, poi di nuovo lo spettro del fallimento. Di questi ultimi mesi, un incubo già vissuto, la trattativa e il quesito referendario di aprile. Il sistema all'Italia si stava divorando i lavoratori e le loro famiglie, e i lavoratori hanno scelto di scaricare sulla croce, segnata a penna sul foglio di voto, in quella cabina elettorale, tutta la loro esasperazione. Le storie e l'esasperazione di quel no meritavano il rispetto. Il governo invece all'indomani ha continuato ad attaccare i lavoratori e la loro scelta. E sono gli stessi attori che negli anni hanno ignorato le denunce dei lavoratori, abbiamo fatto interpelli in Parlamento, abbiamo fatto interventi alla Commissione Lavoro denunciando, sono stati accolti e poi sono rimasti indiscussi.
Concludo con i post dei lavoratori sui social all'indomani dell'esito referendario. Non si festeggia la situazione che ben conosciamo, ma si esalta una reazione finalmente dura contro chi ci ha voluto demolire la dignità e rastrellare risparmi sulla nostra pelle. Abbiamo alzato la testa, abbiamo dato un segnale a tutti quei lavoratori che si sentono ogni giorno sotto ricatto. Il nostro futuro non si esaurirà qui in due semplici lettere. No, si nasconde ancora molto e chiaramente non basteranno a sgretolare d'un colpo l'incertezza e lo sbando in cui da anni è intrappolata la nostra compagnia. Resisterà la paura. Sopravviverà lo sconforto. Questi sono i sentimenti dei lavoratori, non in Alitalia oggi, in Italia, lo sconforto e la paura, ma si illuminino le nostre coscienze con una dignità meno velata e un rispetto meno taciuto, una volta per tutte e tutti per una volta. Il costo del lavoro è la croce che si scarica sui lavoratori, no? La percezione del lavoratore è: vado a lavorare, produco ricchezza, ma costituisco un problema, un costo, e ne devo pagare le conseguenze. Questa è la condizione in cui si lavora in Italia. Io produco un costo, sono un problema, non produco una ricchezza. Mentre c'è chi si arricchisce, io produco un costo. Grazie, okay? Tamara. È scaduto il tempo, però è appunto... Chiedo scusa, solo l'ultima cosa. Tutto di questo è complice anche un impianto legislativo confuso, affollato di disposizioni stratificate e spesso contrastanti tra loro. Le leggi dovrebbero essere strutturate in modo da poter essere lette in combinato disposto con la Costituzione. Ma appunto serve la lotta dei lavoratori, come tu hai raccontato nella tua esperienza.